L'abbigliamento femminile, la biancheria intima. Il primo capo che componeva la roba, cioè l'insieme di vesti femminili, era la camicia o camisa. Solitamente la camicia veniva confezionata in lino o in canapa, quest'ultima più a buon mercato e diffusa ovunque in Europa. Veniva indossata direttamente sulla pelle e aveva lunghezze varie. Nelle classi più agiate arrivava fino alla caviglia, mentre nei ceti umili giungeva al ginocchio per consentire più facilità nei movimenti, soprattutto in contesti relativi a lavori fisicamente impegnativi, quali quelli nei campi. A seconda delle condizioni climatiche poteva avere o meno le maniche. Si ebbero camicie sorrette soltanto da semplici spalline o, nel caso di scollature ampie della tunica soprastante, senza spalline. In quest'ultimo caso la camicia veniva sorretta da un laccio a culisse sistemato sopra il seno per rendere invisibile la camicia stessa. Spesso durante i lavori estivi nei campi e nell'intimità domestica la camicia restava l'unico indumento indossato, anche a causa del costo piuttosto alto degli altri abiti. Si ovviava così all'eccessivo logorio, permettendo alle vesti di resistere per più di una generazione. Era infatti usuale, non solo nelle classi meno abbienti, il passaggio di capi di vestiario da una generazione all'altra. Un vezzo insorto nel tardo XIV secolo fu quello di mostrare le maniche della camicia, sistemate a sbuffo, attraverso dei tagli in quelle della tunica soprastante. Ancora controverso è l'uso di brache da parte delle donne, che sicuramente nei periodi di menorrea adoperavano panni di lino, da cui il termine pannolino. Il seno veniva frequentemente contenuto in fasce, ma sul finire del Medioevo è testimoniata nelle casse abbienti la presenza di indumenti molto simili ai reggiseni attuali, almeno a partire dal XV secolo, epoca di datazione di eccezionali reperti venuti alla luce nel castello di Lemberg in Austria. Altro indumento indossato come biancheria intima erano le calze, calcis, confezionate in lana o in lino e fermate al di sopra o al di sotto del ginocchio tramite lacci di tessuto o di pelle. Nelle classi più agiate erano richieste le più eleganti calze in fibra di seta. La lavorazione di calze a maglia invece si diffuse alla fine del XV secolo. La tunica. La tunica era il capo di vestiario principale e veniva indossata sopra la camicia. Nella seconda metà del XIII secolo le tuniche cominciano a presentare un'evoluzione rispetto alle forme consuete tramandate nei secoli precedenti. Gli abiti infatti erano parte del patrimonio, come si è già accennato, e si tramandavano da una generazione all'altra, soprattutto nei ceti medi e bassi. Questo contribuiva anche a rendere stabile la foggia delle vesti. Nel XIII secolo inoltrato dunque troviamo ancora la tradizionale tunica a manica stretta, di lunghezza variabile a seconda dello status sociale, lunga alla caviglia per le popolane fino ai piedi per nobili e benestanti. Il tessuto più diffuso tra le prime era la lana, oltre al cotone grezzo misto al canapa e al lino, mentre per le donne dei ceti più possidenti era disponibile sempre la lana, ma di qualità più raffinata e tinta con coloranti più preziosi rispetto alle tinture naturali ed economiche usate dalle popolane. In questo periodo si ha anche la prima diffusione del velluto, che nelle classi più agiate affianca l'uso della seta, la cui produzione è attestata in Abruzzo almeno dal XIV secolo. Era uso confezionare la tunica mediante un'unica pezza di stoffa, ma per renderla più larga si aggiungevano due triangoli di ulteriore tessuto detti gheroni. Nei ceti più abbienti l'abito era anche più lungo del necessario, così da formare pieghe a terra che necessitavano di essere rialzate con le mani per poter camminare agevolmente. La sopravveste. Un tipo di sopravveste è la ciclatica, o guarnacca o camorra. Già dai primi decenni del 1200 si era diffusa questa ciclatica, una sopravveste molto simile allo scapolare in uso negli ordini monastici. Quest'ultimo consisteva in una larga striscia di stoffa, larga come le spalle e tagliata al centro per permettere il passaggio della testa. Era la veste anche degli imperatori e degli alti dignitari, che ne indossavano un modello più lungo di tessuto pregiato e decorato in modo sontuoso. Dallo scapolare derivò la ciclatica vera e propria, che spesso veniva cucita solo al di sotto delle ascelle e lasciata aperta più in basso a permettere la vista della tunica sottostante. In Italia prese il nome di guarnacca o camorra e fino al XV secolo subì poche varianti. Le aperture sui fianchi vennero definite finestre dell'inferno nella versione che andava ad aprirsi fino alle anche, mirando a mettere in evidenza le forme femminili. Normalmente in principio la guarnacca o ciclatica era sprovvista di maniche, ma era presente anche un modello con maniche, diffusosi soprattutto alla fine del secolo XIII. Le maniche in questione potevano essere aperte lungo la cucitura interna, lasciando intravedere il braccio, oppure potevano giungere fino al gomito, prolungandosi nella parte retrostante fino a raggiungere il suolo.
Un'ulteriore variante prevedeva un lungo nastro cucito al bordo di una manica lunga fino al gomito, di solito di colore diverso. Dalla lunghezza delle maniche, divenuta eccessiva, venne sanzionata dalle leggi suntuarie negli statuti. Nell'articolo 623 si legge: similmente le stoffe delle maniche delle guarnacche delle donne devono raggiungere solo la lunghezza di due piedi e la larghezza di un quarto di piede. Gli ermellini, se vi sono, devono essere larghi un dito e non di più. Chi trasgredirà si è tenuto alla pena per qualsiasi panno di una bustale senza diminuzione. La sopravveste si allungava sul retro, così da comporre uno strascico, vezzo che proseguì anche nel XIV secolo, suscitando la disapprovazione sia in ambito ecclesiastico che civile. L'articolo 577 dice così: pene per la donna che porta lo strascico. Similmente è previsto e ordinato che nessuna donna della città e del distretto dell'Aquila, o abitante della città nel suo distretto, di qualsiasi ceto e condizione sia, possa trascinare per terra panni o vesti che porta addosso. Ma vesti e panni si devono avere e portare rotondi, così gli stessi panni si possano alzare o avvolgere o tenerli in mano in qualche modo, affinché messi a terra comunque non vengano trascinati. Se alcuna donna trasgredirà, ogni volta paghi a camerario la multa di una postale. Anche le scollature, in origine poco accentuate, divennero man mano più profonde, subendo la stessa disapprovazione dello strascico. E possiamo presupporre che anche in città si usassero, sebbene gli statuti al riguardo tacciano, al contrario delle fonti iconografiche. Scollature quadrate sono in voga all'inizio del XIV secolo, cedendo il passo a quelle ovale dell'ultimo quarto del secolo stesso. Le sopravvesti erano di certo gli strumenti di esibizione del lusso dei ceti più abbienti. Tra questi ricchi mercanti che popolavano la città dell'Aquila, i legislatori prendono provvedimenti e mettono in chiaro quali tessuti fossero proibiti a chi non appartenesse alla nobiltà o clero. La seta era riservata altrove ai nobili e ai ricchi mercanti. All'Aquila si permetteva l'uso di seta, velluto, porpora e broccati d'oro solo alle nobili e alle donne parenti di nuovi di scienza. Gli statuti aquilani così recitano. Articolo 619. Similmente, in primo luogo, è stato stabilito e ordinato che nessun uomo e nessuna donna della città dell'Aquila e del distretto debba confezionare né far portare alla moglie sua né ad altra donna panni di seta o di velluto, d'oro o porpora, a meno che non sia conte, la moglie e la figlia di un conte o di un barone che possegga un castello con vassalli o milito armato o dottore in scienza, le cui moglie e figlie possano averli purché li indossino nelle case dei privilegiati suddetti. Quelli che trasgrediscono per qualsiasi panno siano obbligati alla pena di due once senza diminuzione. Il detto capitolo deve essere osservato. Alla fine del 1300 compare l'uso di non cucire le maniche, ma di legarle con nastri o lacci. L'ira dei moralizzatori si concentrò pure sugli ornamenti applicati alle vesti. Il colletto e i bordi delle maniche della veste, infatti, erano spesso decorati con ricami e passamanerie, anche di seta, oltre a perle e gemme incastonate, oppure più semplicemente con un filo di lana ornato. Articolo 620. Nessuna donna della città dell'Aquila o del distretto, di qualsiasi condizione, osi portare addosso o far portare un indumento con un orlo di larghezza maggiore di mezzo piede. Chiunque trasgredirà è punito con un'ammenda di un'oncia senza diminuzione e il signore delle stesse donne che trasgrediscono è tenuto a pagare la detta pena. La rifinitura più preziosa consisteva in un bordo di ermellino, presumibilmente tanto diffuso da entrare nell'occhio dei censori, così come si legge anche nell'articolo precedentemente citato riguardante le maniche e in un ulteriore punto. Articolo 621. Similmente nessuna donna della città dell'Aquila o del suo distretto osi portare un mantello o vesti con bordatura di ermellino più larga di un dito. Chi trasgredirà per qualsiasi panno con pelliccia paghi la pena di una bustale e a nessuno venga ridotto riguardo questo capitolo. La pellanda. Si tratta di una sopravveste molto simile ad un cappotto, svasata in fondo e stretta in vita, con ampie maniche di solito sfrangiate o affrappate o appuntite in vario modo. La pellanda spesso presentava un colletto molto alto, a raggiungere il mento, ed era abbottonata sul petto. Già dal XIII secolo si diffonde l'uso di bottoni per chiudere il collo e le maniche, o addirittura tutta la veste dal collo stesso fino ai piedi. Se la fila di bottoni raggiungeva i piedi, allora la pellanda prendeva il nome di Cipriana. Gli statuti aquilani parlano espressamente di guarnacca, ma non citano né la pellanda né la Cipriana. L'abbigliamento maschile. La biancheria intima. L'indumento intimo maschile fondamentale è costituito dalle braghe,
derivate dai pantaloni adoperati presso i popoli barbari ed entrate nell'uso comune dopo l'accesso di questi come soldati nell'esercito romano. Si diffondono infatti già dal IV secolo d.C. e dopo l'XI secolo divengono l'elemento principale della biancheria maschile. In tessuti di lino o canapa arrivavano dalla vita a metà gamba o poco più giù, ma durante il passare del tempo tesero ad accorciarci sempre di più. Nel 1200 si trovano anche una sorta di slip, detti sarabullas, indossati al di sotto delle braghe. Sopra le braghe si indossavano calze e braghe, dette anche panni da gamba, che erano calze molto lunghe in lana, fustagno, lino o anche seta, fermate alle braghe stesse tramite lacci di pelle o di tessuto. Le calze braghe più antiche erano piuttosto larghe e si escogitò l'espediente di allacciarle sotto il ginocchio per renderle più attillate. Con un'aumentata perizia dei sutores, le calze braghe diventarono sempre più attillate e colorate, strumento di vanità tutta maschile. I piedi delle calze braghe potevano essere di diverse fogge, potevano infatti essere interi oppure senza la parte della pianta e perciò legate con lacci al di sotto del piede stesso. Spesso infine si applicava una suola alla pianta del piede delle calze, ottenendo le cosiddette calze solate. Gli strati più umili della popolazione usarono a lungo le braghe alto medievali, simili ai pantaloni moderni, comode in genere di lana, con lunghezza fino alla caviglia, terminanti con il piede. Come le donne, infine, anche gli uomini indossavano sulla pelle la camicia, in genere più corta, cioè lunga fino alle ginocchia o ancor meno per i ceti più umili. La tunica. Sopra la camicia veniva indossata anche dagli uomini la tunica, a volte dotata di cappuccio e foderata in lino sulle spalle attorno al collo. La lunghezza della tunica indicava a grandi linee il ceto sociale di appartenenza. Per i più abbienti arrivava fino alla caviglia ed era tagliata in tessuti pregiati, come lana e velluto. Per i più poveri arrivava fino al ginocchio ed era confezionata in lana meno raffinata, o in cotone, dopo il mille misto a canapa. Sullo scollo e all'orlo delle maniche e della veste potevano essere applicate passamanerie di varia preziosità. Anche la tunica maschile poteva essere ampliata tramite l'applicazione dei cheroni, mentre le maniche aderivano alle braccia e il collo poteva essere chiuso con lacci, bottoni e più raramente fibule. La sopravveste. Anche gli uomini indossavano sopravvesti nei periodi più freddi foderate di pelliccia o di lana. Un tipo particolare di guarnacca riservata al sesso maschile era il guarnazzone, molto lungo, con larghe maniche e di ampiezza abbondante. Gli orli erano solitamente decorati per i ceti più abbienti e maniche e scollo venivano chiusi tramite lacci e bottoni, così come i modelli femminili potevano essere o meno aperte sul davanti e chiuse tramite bottoni. In alcuni casi era presente anche un cappuccio. Il farsetto. Il 1300 è il secolo dell'evoluzione della moda maschile, molto più di quella femminile. Proprio tra il 1200 e il 1300, infatti, si diffonde un nuovo capo di vestiario maschile di successo, derivato dall'abbigliamento militare. Si tratta del farsetto o giubba, zuppa, iuppa in aquilano. Il farsetto veniva indossato sopra la camicia e serviva a coprire il busto in maniera aderente. La caratteristica dell'indumento era l'imbottitura di bambagia realizzata in corrispondenza di petto e costole. Negli statuti si parla infatti di iuppa grossa, poiché evidente era l'effetto di simulazione della muscolatura del torso. La chiusura avveniva tramite lacci e bottoni e sempre mediante questi venivano assicurate al farsetto le calze braghe. I militari continuarono ad operarne realizzati in tessuti resistenti come fustagno e panno, al pari delle classi meno abbienti, mentre gli appartenenti agli strati sociali più alti, come di consueto, ne indossavano realizzati in seta, damasco e velluto. Il farsetto presentava maniche aderenti e soprattutto in tempi più recenti a sbuffo. Il farsetto divenne agli occhi degli legislatori, all'Aquila come altrove, un capo pericoloso per la decenza. Articolo 622. Similmente nessuno della città dell'Aquila e del suo distretto e nessun abitante in città o nel distretto osi portare vesti corte a tal punto che possano scoprirsi le sue pudende. Chi trasgredirà è tenuto alla pena del suo stesso vestito. L'evoluzione di questo capo di vestiario è ravvisabile nella tavola tardo quattrocentesca raffigurante le storie della vita di San Giovanni da Capestrano, in cui i giovani aquilani vengono rappresentati con un corto mantello a coprire ciò che il farsetto lasciava scoperto.